porte et la femme est stata presa umilmente, no, è stata forse deviata, dice il direttore, che era andata direttamente ad aprire il palo dove era andato a mettere il tubo, avevamo per un momento pensato che avesse sfiorato il pallone, cosa di differente che non è accaduta, e quindi non viene assegnato il calcio d'angolo, ma la palla direttamente al portiere. Bello, questa volta il tiro si è girato bene fino a Monti e ha sfoderato un gran tiro che avrebbe meritato sicuramente miglior fortuna. Intanto la palla ancora proda a centrocampo, lotta serrata sulla quale va poi anche su Zoccari, in questo caso va direttamente anche Berardi, commette fallo, calcio di punizione a favore della formazione di Ferrara. Dopo 11 minuti di gioco siamo in vantaggio per 2-0, i gol Pandev al 23° del primo tempo, il raddoppio di Lazio Schöne al 9° minuto della ripresa, e anche in questo caso possiamo dire che la classe, gli uomini con maggior cifra tecnica come Schöne, come Pandev, come Iago Falk, stanno a tutti gli effetti facendo la partita. Aggiungiamo a questi la buona prestazione fino a questo momento anche di Pinamonti e di Cassata, che partecipano costantemente anche ad azione offensiva che venivamo sempre con rara